Abbiamo preso questa mattina la graduatoria del Governance Poll, che è la classica graduatoria che ogni anno il Sole 24 Ore costruisce e definisce sulla base di un sondaggio nazionale e, insomma, con fiducia e speranza raccogliamo questo risultato positivo, 26esimo posto in Italia a livello nazionale, ma il dato vero è l'incremento della percentuale, siamo al 55%, segno di una fiducia e di una speranza che non deve assolutamente farci accontentare, ma deve spronarci a lavorare sempre meglio per la città, per l'amministrazione, e questo stiamo facendo quotidianamente, ed è un risultato non solo ovviamente del sindaco, ma di tutta la squadra, di tutto il gruppo. È un sondaggio che viene predisposto dopo 4 anni di amministrazione, quindi dove è inevitabile che ci sia anche un logorio dell'amministrare che è fisiologico. E l'altro aspetto positivo, comunque risultato importante all'interno della regione, che comunque ci consente veramente di guardare al futuro con fiducia e speranza senza accontentarci mai. La campagna elettorale è ancora molto lontana, adesso è il tempo dell'amministrare, la campagna elettorale inizierà a febbraio-marzo 2023, attendiamo anche quali saranno i termini, quali saranno le date delle elezioni, ma la campagna elettorale è lontanissima.